Allora, entriamo nel vivo della materia. Dopo tutti i preamboli che abbiamo fatto, dopo tutte le questioni, entriamo proprio nel vivo della meccanica razionale e parliamo di vincoli. E poi parleremo di coordinate lagrangiane. Allora, un sistema di punti è un insieme di punti dello spazio riferiti a una certa ferma cartesiana. Assegnare una configurazione del sistema significa assegnare le posizioni, cioè le coordinate, dei punti che compongono questo sistema. Se questo si può fare senza alcuna limitazione, il sistema si dice libero. Quindi io ho un certo numero di punti, assegno le loro coordinate e so dove stanno. In caso contrario, il sistema si dice vincolato e vincoli sono le limitazioni imposte alle configurazioni del sistema. Per esempio, prendiamo un punto solo, vincolato a stare su una superficie. Allora, le coordinate di P devono verificare un'equazione del tipo f di x, y, z uguale 0. Questo si chiama vincolo semplice, non perché sia semplice da scrivere perché è uno solo. Per esempio, x quadro più y quadro più z quadro uguale r quadro, il punto deve stare su una superficie sferica, un centro nell'origine e raggio r. Allora, che ipotesi facciamo su f? Che sia di classe C1 in R3, che l'insieme delle soluzioni dell'equazione f di x, y, z uguale 0 non sia vuoto, perché è inutile imporre una condizione che non è verificata da nessuno, e che il gradiente di f, che sarebbe, come ho già ampiamente detto, il vettore che ha come componenti le derivate parziali della f rispetto a x, rispetto a y, rispetto a z, sia diverso da 0 nei punti di C, cioè nei punti che appartengono alla configurazione, insomma, nei punti della configurazione, nei punti del vincolo. Allora, questa relazione, f di x, y, z uguale 0, porta che i parametri necessari per determinare P non sono più 3, ma 2. Ci se ne rende conto dall'equazione della sfera, perché dall'equazione della sfera si ricava una variabile, siccome abbiamo un'equazione, si ricava una variabile in funzione delle altre due. Cosa ci dice il teorema del Dini? Che se per esempio la derivata di f rispetto a z è diversa da 0, è possibile esplicitare z dall'equazione che ho chiamato Vs, vincolo semplice, cioè dall'equazione che dà il vincolo. E il teorema del Dini sempre ci dice che questa funzione g, per cui z uguale a g di xy, è tale che la derivata di g rispetto a x è meno df su dx fratto df su dz, per questo df su dz deve essere diverso da 0, e dg su dy è uguale a meno df su dy fratto df su dz. Per ricordarselo, ricordatevi che quella che è diversa da 0 va al denominatore e la derivata rispetto alla variabile sta al numeratore. La variabile che si vuol fare la derivata sta al numeratore. In questo modo P non avrà più coordinate x, y, z, ma coordinate x, y e g di x, y. Alla fine dei conti, allora, se nell'esempio che ho fatto prima abbiamo x quadro più y quadro più z quadro in r quadro uguale 0, per metterlo uguale a 0, allora facendo la derivata rispetto a z viene 2z, quindi è diversa da 0 per z diversa da 0. Detto ciò, noi possiamo ricavare z in funzione degli altri due e viene verrebbe più o meno la radice quadrata di r quadro meno x quadro meno y quadro. Allora, si prende il più se siamo nel punto più primo, nell'emisfero delle z positive. Si prende il meno nell'emisfero
delle z negative. Infatti, da f su dx è 0 quando z è uguale a 0, cioè diciamo sull'equatore, e infatti cambia la g. Questo per sottolineare che le coordinate che stiamo definendo, cioè l'esplicitazione che stiamo facendo, hanno carattere locale. Tutto si riferisce al teorema della funzione inversa che aveva carattere locale, che abbiamo enunciato, e anche al teorema del Dini che ha carattere locale, cioè in un intorno del punto in questione possiamo esplicitare le variabili. Infatti qui, in un intorno di un punto che sta nell'emisfero delle z positive, possiamo esplicitare la z. Uno potrebbe dire, ma se io voglio allora invece che z esplicitare, cioè voglio esplicitare un punto, voglio scrivere in funzione delle altre due coordinate un punto che sta sull'equatore, semplice, invece di esplicitare z si esplicita per esempio x o y. E quindi in quel caso lì la derivata non è uguale a 0, e quindi possiamo scrivere, che ne so, y uguale a radice quadrata di r quadro meno x quadro meno z quadro, e quindi scegliamo quello che ci fa più comodo. L'equazione f di x, y, z uguale 0, che ci dà la superficie, nel nostro caso era x quadro più y quadro più z quadro meno r quadro uguale 0, è una superficie di livello, perché è la superficie a livello 0 della funzione f. Noi sappiamo che il gradiente di f è ortogonale alla superficie di livello. Allora, siccome abbiamo scritto che P è x, y, g di x, y, dp su dx è 1, 0, derivata di g rispetto a x, dp su dy è 0, 1, derivata di g rispetto a y. Il gradiente è derivata di f rispetto a x, derivata di f rispetto a y, derivata di f rispetto a z. Allora, dal teorema del Dini possiamo esprimere dg su dx e dg su dy in funzione delle derivate di f. Allora, se noi facciamo gradiente di f scalare dp su dx, viene df su dx più 0 meno df su dx fratto df su dz, che sarebbe la derivata di g rispetto a x, per df su dz. Si semplificano df su dz e viene 0. E così se facciamo anche il gradiente scalare di dp su dy, viene 0. Che vuol dire questo? Vuol dire che dp su d, il vettore dp su dx e il vettore dp su dy sono ortogonali al gradiente di f. Pertanto, se il gradiente di f è ortogonale alla superficie di livello, vuol dire che essendo dp su dx e dp su dy ortogonali all'ortogonale, sono nel piano tangente alla superficie di livello. Allora, ovviamente non è obbligatorio prendere per forza come coordinate le x e le y, si possono prendere anche altre coordinate. Per esempio, nel caso della superficie sferica, io posso prendere come coordinate gli angoli della con latitudine e della longitudine, e quindi scrivere che x è uguale a r sin teta cos fi, y uguale a r sin teta sin fi e z uguale a r cos teta. Teta sarebbe la con latitudine e varia tra 0 e pi greco, fi è la longitudine e varia tra 0 e 2 pi greco. La z che abbiamo ricavato in funzione delle x e delle y prima, che è la radice quadrata di r quadro meno x quadro meno y quadro, sarebbe r cos teta. Allora, qui sono già scritte in solo due
sono già scritte per il fatto che appartengono alla superficie sferica, sono già scritte x, y e z in funzione dei due parametri. Quindi ci vogliono due parametri per individuare un punto che giace su una superficie, cioè un punto che verifica un vincolo semplice. Questi due parametri, che siano x e y, che noi abbiamo ricavato dall'equazione della superficie, o che siano altri due parametri, come nel caso della sfera, le due coordinate sferiche, si chiamano coordinate lagrangiane. In questo caso, siccome sono due, diremo che il punto ha due gradi di libertà. Nel senso che possiamo individuarlo con due parametri, quindi non ne ha tre, perché avrebbe tre coordinate, no, non ne ha tre perché le tre devono verificare l'equazione del vincolo e quindi ne ha solo due, quindi due gradi di libertà. I gradi di libertà si calcolano in questo modo, si fa il numero dei gradi di libertà è uguale al numero dei coordinate meno il numero dei vincoli. Quindi le coordinate sono 3, il vincolo è 1 e viene 2 gradi di libertà. Se io mettessi due vincoli avrei un grado di libertà, se ne metto 3 il punto non si muove, ha 0 gradi di libertà.